una serie televisiva, diventiamo ricchi. Minchia. Una serie YouTube. Lo facciamo? Iniziamo, guardi. Cioè, devi tu iniziare a fare la preparazione. Quante uova del Nord Italia ci sono? No, no. Non si vede un bismo, no. Ma tu metti la voce sottofondo, no? Tipo, noi cuciniamo e poi tu fai una storia tipo sotto. Aggiungiamo le uova, mescoliamo per bene e metti tipo i nomi tecnici delle cose. Voce fuori campo, l'infusione tra uova e si dice voce fuori campo. Fuori voce campo. Meglio impostato, meglio impostato. Ok, cosa dobbiamo fare? Stai registrando? Okay. Ok. Oggi Margherita non sarà qua con noi, ha lasciato tutto in mano a noi. Ok? Quindi cercheremo di riuscire a fare questo piatto bene come lo farebbe lei. Se abbiamo sempre le foto di famiglia, io credo che non si fa la camera. Ma ciao! Ciao a tutti! Ciao! Loro sono i miei amici che mi hanno pregato in ginocchio, ti prego Marghi, facciamo un video insieme, ti prego, ma in realtà è solo per mangiare. Esatto. Quindi oggi che cosa facciamo, Luca e Francesco? Facciamo un French toast con mirtilli, albicocche, mascarpone, pistacchio, scusate, uova, formaggio. Sì. Vediamo subito gli ingredienti. Prima di tutto ci serve del pane. In questo caso è un pane di ieri, perché ci serve che sia un po' non fresco. Non fresco. È tagliato piuttosto alto. Due uova. E ovviamente tutti gli ingredienti lo sapete, li trovate sull'info box qui sotto. Oppure nel blog cucina con me. In blog cucina con me. Francesco è un ottimo allievo, Luca lo dobbiamo ancora istruire. Poi lo facciamo un po' particolare, dove abbiamo un accostamento di salato e dolce, marmellata d'albicocche, formaggio, in questo caso questo è un classico cheddar inglese che è tipo fontina, Fra mi insegna, Fra è un vero chef. Una specie di fontina più stagionata con un gusto diverso. Esatto, ci serve del mascarpone, un po' di latte, andiamo a farla. Abbiamo il latte, la frutta, zucchero, uova e mascarpone. Io direi di aprire le uova, che dici? Dobbiamo aprire le uova? Perché non ci dà una mano? Se schiaccio un uovo così non si rompe. No? Uova? Uova, uova! Due uova intere, mescoliamo per bene e aggiungiamo lo zucchero. Sì. Oh, lo zucchero. Lo zucchero ancora. Poi una volta che il nostro uovo si è emulsionato bene con lo zucchero, andiamo ad aggiungere lentamente il latte. Sicuro? No, prima mascarpone. Adesso devi mescolare piano con la fantasia. Sì. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro latte quando abbiamo ottenuto un composto che non è né troppo denso né troppo liquido. Questo è il composto che dobbiamo ottenere, quindi una cosa liquida, lucida e ben emulsionata. Allora, a questo punto noi prendiamo il nostro pane, che deve essere uno spessore di questo livello qua, quindi sui 3 cm, e lo andiamo ad intingere o imbevire o inzuppare nel nostro composto che abbiamo precedentemente preparato. Proprio lo inzuppiamo, sì, in questo, sì, modo, sì. E facciamo così il procedimento con tutti i nostri pane. Qui velocizzi, vero? Sì. Se rimane ancora leggermente morbido, perché tanto andremo a finirlo in forno. Possiamo metterlo
nel nostro forno. 4 minuti, 5 minuti, tempo che il nostro formaggio si scioglie e va a coprire tutti i lati del nostro pane. Dici com'è, Luca? Allora, andiamo a testare. Dore. Troppo buono. Non c'è bisogno del coltello. Approvato. Questo solo per me, no? Noi abbiamo finito. Mm-mm. Ci vediamo al prossimo video. Se volete rivedere Luca, scrivetemelo in un commento. Bacione. Ovviamente lasciatemi un commento se vi è piaciuto, mettete un mi piace, andate sul mio blog, andate su Instagram, andate su Facebook, ovunque, mi raccomando. È assicurato da Luca che è buono. Buonissimo. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao. Va bene, le foto l'ho fatta, ti tocca adesso. Questo latte è proprio buono. Proprio di riso. Ma il latte di riso? Sì. Mamma mia, è liquida. Luca. No, posso dire una cosa? Una cosa mia. Questa è la faccia che mi cazzia tutti i giorni al lavoro. Guardate, guardate che faccia. Guarda che cucciolo. Cucciolo. Io non lo so il verbo. Cosa? Dobbiamo mettere intingere. Aspetta, dobbiamo intingere. No, mi fa figura di merda. Andiamo a inzuppare. No, non fanno ancora mica più. Non mi piace che fumi, che stiamo facendo la cucina. Lo chef che si fuma la sigaretta. Sì. Poi ti vengono i dubbi, se le lavate le mani.